Trattamento degli pneumatici fuori uso. Come nasce l'attività? Il progetto scaturisce dalla regolamentazione della gestione dei PFU, ovvero degli pneumatici fuori uso provenienti da veicoli a fine vita, introdotta con il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare numero 82 del 2011. In che cosa consiste l'attività? Nella raccolta e nel recupero dei PFU su tutto il territorio nazionale e nella loro gestione ad impatto zero. Per questa attività è stato utilizzato il contributo ambientale riscosso dai rivenditori di veicoli all'atto della vendita del nuovo. Chi sono gli stakeholder dell'attività? Ministero dell'Ambiente, Ministero dei Trasporti, settori industriali dei veicoli e dei pneumatici, autodemolitori, associazioni di categoria e associazione dei cittadini, che pagano il contributo e che sono i destinatari dei benefici ambientali e sociali del progetto. Quale valore sociale ha creato? Il contributo ambientale non rappresenta l'ennesima tassa a carico degli automobilisti, ma un apporto necessario al miglioramento delle condizioni ambientali. Quali risultati ha generato? Nel 2016 sono state recuperate 23.129 tonnellate di PFU ed è stata evitata l'emissione di circa 46.550 tonnellate di CO2. Tutto ciò ha contribuito a ridurre l'inquinamento ambientale e al maggior riciclo dei materiali. Quali gli obiettivi di miglioramento? Ci si prefigge un'ottimizzazione del sistema e la realizzazione di azioni di sensibilizzazione all'utilizzo delle materie provenienti dall'attività di riciclo nella produzione di nuovi manufatti.